non solo, io volevo, mi sono scritto quello che poi sarà un comunicato per non sbagliare e non dar luogo a interpretazioni di nessun genere, un piccolo riassunto di quello che è stato, di quelli che sono stati questi 3-4 anni a partire dalla Costituzione di Orgoglio Pratese e diciamo no, a partire da quando sono diventato presidente del Prato Calcio. Per cui mi tocca mettermi gli occhiali perché comincia a vedere male, si invecchia. No, Così almeno non c'è possibilità di fraintendimento. Andiamo io credo velocemente a d'avere dettaglio quello che è successo. fedelmente, perché ci tengo, riassunto quelli che sono stati i vari step. Allora, una breve premessa: secondo me il Prato Calcio e i suoi tifosi hanno perso, come ha detto fra l'altro Orgoglio Pratese, una grande occasione. Il progetto Trust 51% che proposi 3 anni fa era un'opportunità per partecipare alla gestione del club determinandone le scelte. Questo assetto societario sarà il futuro prossimo del calcio italiano, come avviene già in altri paesi. Evidentemente i pratesi, mi ci metto anche me, non sono ancora maturi per un progetto di questo tipo, visti gli ultimi eventi. Dico questo con rammarico. A questo punto ritengo doveroso però fare chiarezza sul percorso fatto in questi ultimi 3-4 anni. Circa 4 anni fa il presidente del Prato, mio babbo Andrea Toccafondi, decise dopo 35 anni di comunicare al sindaco della città la sua volontà di farsi da parte regalando la CIP Prato senza debiti ad uno o più imprenditori credibili e capaci economicamente di sostenere il club. A tal senso in Palazzo Comunale fu fatta una riunione alla presenza delle istituzioni e degli imprenditori pratesi. Ma nessuno allora si dichiarò disponibile a rilevare Sì, AC Prato sono SPA. Andrea. Ciao, sono Vista la sua volontà di lasciare e Andrea. l'usuale indifferenza dell'imprenditoria pratese a farsi carico di questa responsabilità, decisi di rilevare il 100% delle azioni, diventando presidente del club di cui sono tifoso dall'età di 6 anni. Un dato importante. Da quel momento ho sempre ribadito anche pubblicamente che qualora ci fosse stato qualcuno disponibile, solido e credibile a cui cedere la società, lo avrei fatto. 2 anni fa, per agevolare questo processo nella massima trasparenza, ho di fatto regalato il 5% delle azioni del club al costituito trust dei tifosi Orgoglio Pratese, consentendo così ad un loro rappresentante l'ingresso nel CDA del club. La scorsa stagione, per il tramite di un amico di Giovanni Carlesi, ho incontrato e rilevato l'interesse ad acquisire il controllo da parte dell'attuale presidente del Mantova. All'esito degli incontri avuti, non ho ritenuto che questo signore avesse requisiti minimi di solidità economica per garantire un futuro certo al club. All'esito degli ultimi eventi, mi sembra di non avere sbagliato nell'interesse del Prato Calcio. Essendo iniziato 2 anni fa il rapporto di partnership con gli amici Sanesi, Baroncelli e Carlesi, quali rappresentanti degli sponsor del club, e vista la loro credibilità, la scorsa primavera li ho invitati a rilevare il 100% delle azioni di AC Prato alle medesime condizioni, gratis. Declinando da subito l'offerta, Alessandro Sanesi mi propose invece di realizzare il progetto di maggioranza Orgoglio Pratese, le cui condizioni sono state spiegate e condivise con la maggioranza dei tifosi pubblicamente. In quell'occasione, oltre a cedere le azioni a titolo gratuito, mi fu chiesto da Sanesi, come presupposto essenziale per concludere il progetto, di prendermi questi ulteriori impegni: presentare la garanzia fideiussoria necessaria di euro 350.000 euro, fatto; ripianare le eventuali perdite del club, quest'anno credo il bilancio chiuda con un 46.000 meno, per cui evidentemente vanno ripianate; rappresentare ed amministrare il club correttamente nel rispetto del budget, credo sia stato fatto perché abbiamo pagato tutti quanti e probabilmente il Prato sarà iscrivibile nuovamente alla prossima stagione sportiva; gestire all'interno del club il settore giovanile nel migliore dei modi. Posso credere che anche questo sia stato fatto, visto i risultati ottimi di tutto lo staff del settore giovanile; consentire ad Orgoglio Pratese di nominare il presidente del club, un presidente del club che avesse totale autonomia nelle scelte tecniche sulla prima squadra, sempre nel rispetto del budget. Come Sanesi ha ribadito, anche questo credo sia stato fatto, perché tutte le decisioni tecniche prese riguardo alla stagione sportiva 2016-2017 sono state avallate dal presidente Radici. Oltre a ciò, al momento della cessione del 51%, lasciai disponibili per la nuova gestione di Orgoglio Pratese circa 300.000 euro di cassa al netto di debiti e crediti. Alla fine di questa stagione, Alessandro Sanesi mi ha comunicato la volontà da parte degli sponsor di non sostenere più l'iniziativa,
dopo appena un anno e nonostante il mantenimento della categoria. Pur con dispiacere ho preso atto delle difficoltà e delle pressioni che, esponendosi questi amici, hanno dovuto sopportare, motivo per cui li ho comunque ringraziati per il corretto, concreto impegno di questi anni. Con l'occasione ho nuovamente offerto il 100% di acciprato a titolo gratuito a Alessandro e agli altri amici. A fronte della loro indisponibilità li ho comunque tranquillizzati sulla possibilità del club di iscriversi ugualmente alla prossima stagione sportiva. Alla fine del mese di giugno mi è stata prospettata da Mirko Cecconi la possibilità di cedere alle medesime condizioni il club alla raccordata rappresentata dal dottor Corradi. Da subito, vista la credibilità dei soggetti, mi sono reso disponibile. Lo scorso 5 luglio ci siamo incontrati per la prima volta alla presenza dello stesso Cecconi presso gli uffici del dottor Corradi. Durante la riunione, oltre a fornire tutte le informazioni richieste sul club, ho confermato la disponibilità a cedere gratuitamente il 100% delle azioni di Acciprato S.p.A. Al termine dell'incontro, il dottor Corradi mi ha comunicato la sua volontà di prendersi 24-48 ore per dare una risposta definitiva. Già il giorno seguente sono stato nuovamente contattato dallo stesso per fissare il secondo incontro, durante il quale mi ha comunicato la sua volontà di non rilevare la proprietà del club per gli stessi motivi espressi nel suo successivo comunicato e, nonostante al termine della riunione avessi dato la mia disponibilità non solo a cedere gratuitamente la società, bensì anche a rendere disponibile un mio finanziamento di euro 300.000, proprio come feci nell'occasione della cessione del 51% Orgoglio Pratese. Tutto ciò che ho detto può essere senz'altro confermato, ove ce ne fosse ancora la necessità, sia dal dottor Corradi che da Mirko Cecconi direttamente, che da Simone Storai e Giovanni Carlesi, che mi risultano abbiano partecipato ad incontri col dottor Corradi e che da questi siano stati tenuti costantemente aggiornati sugli esiti delle riunioni avute. Con l'occasione voglio comunque ringraziare Jacopo Corradi per la franchezza, la serietà e la celerità con cui ha portato avanti la trattativa, non causando danno alcuno alla programmazione della prossima stagione sportiva. Motivo per cui, qualora egli intendesse nuovamente in futuro valutare la possibilità di acquisire totalmente o in parte il club, troverà la massima disponibilità del sottoscritto. Questo mi sembrava un atto dovuto per fare chiarezza con tutti, istituzioni che fra l'altro sono sempre state informate da me personalmente di tutti i passaggi, tifosi e quant'altro. Per cui credo che questo sia un comunicato esaustivo. Se qualcuno ritiene che io abbia detto delle cose fuori luogo, si senta tranquillamente libero di smentirmi.